Allora, che facciamo? Possiamo provare un esperimento di mentalismo. Mentalismo. Esatto, il mentalismo è una parte della magia incredibile. E infatti possiamo tentare un... vedo una signora bionda. Buonasera signora, vuole accomodarsi accanto a noi? Ci vuole raggiungere qui? Si vergogna? Certo. Sì. E mi fate un bel applauso alla signora. Come si dice in questi casi, un applauso di incoraggiamento. Buonasera. Oh, ne vedo un'altra con gli occhiali, quella signora lì sullo sgabello. Venga un attimino anche lei, per favore, un bel applauso. Grazie. La vedo. Ecco qua. Oh. Mi piace perché almeno è bello avere proprio delle persone. Una bionda e una mora. Come dei notai, no? Il suo nome? Mirella. Mirella, nome d'arte? Mirella. Lo dice così per vantarsi, ho capito. Allora, Mirella, ascolti. Guardi, io le faccio controllare. Guarda, ho una carta con un ombrello. Sì. Vede, può tenerla. Se vuole, guardi, le faccio controllare un martello. Pesciolino rosso, ok? Un cane, d'accordo? Sì. Il suo nome? Maria Pia. Maria Pia. Un elicottero, una bicicletta, dei dadi, una lampadina, visto che c'è anche Alessia che non sa che cosa fare, una macchina, no, meglio di no, che non c'è la patente, ti diamo una mela, vabbè, te la do ugualmente, un aereo, delle chiavi, e anche la nostra Paola qui ha un aquilone, una chitarra, un orologio e un orsacchiotto. Bene. Io vorrei chiedervi soltanto di pensare uno di questi quattro simboli che avete davanti agli occhi, quindi non mi chiedo di scegliere, ma soltanto di pensare quello che avete nelle mani. Fatto. Ha controllato lei, ha pensato un simbolo? Sicura? Sì. Meno male. Paola, ha pensato io un simbolo? Io ho pensato. Grazie Maria Pia, grazie Alessio. Adesso farò una cosa, cioè vado a mescolare. Avarello si diverte questa vado a mescolare questi simboli. E io non ho assolutamente nessuna idea di quale simbolo voi abbiate pensato, no? Sono tutti differenti. La cosa importante, posso anche, volendo, mescolarli sulla mia valigetta, formando così quattro mazzetti, e vorrei chiedere a lei, che ha detto al nome d'arte, no? Che si chiama sempre? Mirella. Non ha cambiato nome nel frattempo. Allora, Mirella, in realtà vorrebbe, chiederò a Mirella se vede la sua carta, soltanto sì o no. Paola, puoi controllare? Sì. Ok, c'è anche quella di Paola, ci sono due carte, sono capitate insieme. E Maria Pia vede la sua carta, Alessio? Incredibile, nello stesso mazzetto sono capitate per caso, perché le ho mescolate, tre carte che voi avete soltanto pensato. Io adesso per il momento farò così, metto una carta così, lei la tenga coperta, va bene? Sì. Proviamo, Speriamo che facciamo una cosa così. Paola, puoi tenerla coperta per fuori questa carta? Alessio, gentilmente coperta questa carta. Ora io chiaramente sono capitate per caso nello stesso mazzetto, quindi chiederò a Maria Pia se vede la sua carta. No. E chiaramente prendo un altro mazzetto. Maria Pia, vede la sua carta? Sì. Ok, quindi qui assolutamente non c'è nulla. Va bene, guardi, la guardo un attimo negli occhi e tengo così la carta. Ora, nessuno del pubblico sa esattamente cosa avete soltanto pensato. Quindi chiederò a lei vicino a me. Sì. Sarebbe incredibile. Lei che carta ha pensato? Il cane. Un cane? Un cane. Per favore, in telecamera, lì davanti. Vuole far vedere che cosa ha nella mano? Signori, un cane. E un applauso, grazie. Ora, vorrei provare con Maria Pia, ad esempio. Maria Pia, che cosa hai pensato? I dadi. Puoi mostrare se... Esatto. Meno male che ci sono... Alessio, dimmi tu. La mela. Controlla per sicurezza. E Paola, chiedo... No, Franco Renzi da piccolo. No, l'orsacchiotto. Signori, grazie. Grazie di cuore, gentilissimi. Grazie a voi. Grazie dell'aiuto, grazie dell'aiuto. Grazie Mago Parker, grazie. Grazie. Ci vediamo più tardi, Alessio. Allora...